Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la mia recensione di un prodotto che farà contenti tantissimi di voi. Sì, perché è un prodotto che è multiuso, lui nasce per uno specifico lavoro, ma secondo me è molto di più di quello per cui viene venduto. È davvero un prodotto dai 1000 utilizzi e il prodotto di cui vi sto parlando è lui. Il Clean My Bricks, come vedete è un prodotto nato con la specifica per i nostri amatissimi mattoncini, quindi i Lego e non solo, ovviamente qualsiasi tipo di mattoncino, ma secondo me è un prodotto che va ben oltre a questa possibilità di utilizzo, che comunque è già tanta roba, perché come sapete pulire i Lego una volta costruiti, soprattutto costruzioni importanti che abbiamo ovviamente come nel mio caso qua, vedete R2-D2 in questa posizione, o il drago di Daenerys del Trono di Spade, o come vediamo qua la DeLorean di Ritorno al Futuro, sono prodotti che una volta esposti sono bellissimi, ma che come tutte le cose esposte si vanno ad impolverare, e pulire i Lego, determinate costruzioni fatte con i Lego, non è semplicissimo. Uno, perché rischiamo ovviamente di andare a staccare i pezzi che compongono appunto la nostra costruzione, e poi comunque rimane sempre una cosa non pratica. Con questo prodotto secondo me, se non abbiamo appunto queste costruzioni dentro a delle teche protettive, ma è difficile avere tutti i nostri Lego dentro delle teche protettive, con questo accessorio riusciamo sicuramente a migliorare la nostra situazione per quanto riguarda la pulizia. Ed è un prodotto che adesso vedremo da vicino, poi lo proviamo anche perché ci tengo appunto a farvi vedere come funziona, perché secondo me lui poi diventa adatto anche a qualsiasi tipo di accessorio, come un action figure, come magari dei modellini che vengono costruiti appunto assemblandoli con la colla, quindi roba delicata che dobbiamo comunque tenere pulita. Quindi adesso guardiamo velocemente cosa c'è nella confezione e poi lo testiamo insieme. Allora, nella confezione troviamo subito il nostro aspiratore che guarderemo tra poco, poi troviamo un accessorio di pulizia per determinati pezzi, poi abbiamo un altro accessorio sempre per pulire, poi abbiamo il cavo di ricarica che è utilizzabile con qualsiasi alimentatore USB o attaccandolo ad un PC, poi abbiamo una prolunga sempre da collegare al nostro aspirapolvere e poi abbiamo un piccolo manuale di istruzioni veramente semplice, anche perché c'è veramente poco da sapere per capire come utilizzare questo dispositivo. La confezione, vedete, è veramente molto minimal anche nel tipo di cartone utilizzato, ma questo ovviamente non è importante. Allora, l'accessorio ragazzi è questo, è una sorta di trapano se lo guardiamo da vicino per quanto riguarda la sua ergonomia, ed è comodissimo. Perché è comodissimo? Perché pesa circa 400 grammi compreso di batteria, quindi veramente comodo, ha un unico tasto che è questo, che serve per accenderlo e ovviamente per spegnerlo, quindi una volta cliccato lui continuerà a funzionare. Qua all'interno abbiamo il filtro dove ovviamente si andrà a fermare sia la polvere che i pezzi di Lego se li dovessimo andare ad aspirare, perché è vero che possiamo utilizzare qualsiasi aspirapolvere per aspirare le nostre amatissime costruzioni, però un aspirapolvere che utilizziamo in casa normalmente, uno avrà il filtro pieno di sporco, pieno di quei capelli, pieno di polvere, pieno di qualsiasi cosa che utilizziamo in casa, e poi è troppo magari performante per quanto riguarda l'aspirazione, quindi andrà a staccarci i pezzi, e quando i pezzi poi finiscono in qualcosa di diciamo non bellissimo dove metterci le mani per andare a ritrovarli, non è sicuramente una cosa piacevole. Mentre questo, se rimane un prodotto dedicato ai nostri soprammobili per quanto riguarda Lego, action figure, modellini, cioè tutte queste cose che comunque al massimo hanno quel filo di polvere che comunque non andrà a creare chissà che schifezza all'interno del nostro filtro, se dovesse venire aspirato qualche pezzetto in un attimo andremo a togliere. E come facciamo a toglierlo? Basta girare in questa maniera, andiamo a togliere la parte frontale, in questa maniera togliamo il filtro che possiamo anche lavare sotto l'acqua una volta sporco, poi farlo asciugare ovviamente prima di utilizzarlo, e poi facendo così andremo a rovesciare
rovesciare i pezzi aspirati accidentalmente, ma tra poco vi faccio anche vedere come. All'interno abbiamo anche, se vedete, una piccola gomma che permette ovviamente quando aspira di aprirsi, ma poi quando non sta aspirando va a chiudere quello che è il buco di aspirazione, per non far cadere fuori ovviamente lo sporco. Quindi tutto questo è davvero molto pratico e molto semplice, quindi è questo che rende questo prodotto davvero fantastico se utilizzato ovviamente per le cose per cui vi ho detto poco fa. Quindi questo è quello che è lui, il Klian MyBricks, ma adesso proviamolo con qualche accessorio sulle mie costruzioni. Allora, innanzitutto va messo questo beccuccio che va inserito nella parte frontale, che possiamo utilizzare sia così, ma se gli montiamo qua frontalmente ad innesto questo accessorio, possiamo andare a muovere la polvere e la polvere può venire tranquillamente aspirata. Lo so che tanti di voi staranno pensando, vabbè, ma io uso la bomboletta d'aria, uso queste cose, sì, però l'aria muove la polvere, la sposta, la fa andare in giro, la toglie da quel punto in cui non stiamo soffiando, ma non è aspirata, quindi la andiamo solo a spostare. Ma guardiamo invece adesso come funziona con lui. Quindi prendo il mio RRD2, è anche bello impolveratino, perché comunque non l'ho ancora provato su di lui, appunto per avere un prodotto impolverato l'ho provato su altre cose, perché ci tenevo appunto a farvi vedere il risultato. Quindi supponiamo di aspirare questo prodotto, perché comunque rimane una costruzione delicata da aspirare, perché ha tante parti magari un pochino delicate. Quindi in questa maniera, cioè guardate che spettacolo, guardate il blu come cambia dove sto passando il Klian MyBricks, è fantastico. Supponiamo di aspirare anche queste parti laterali, vedete che sono molto delicate, ma non c'è nessunissimo problema. Poi è talmente leggero che lo possiamo tenere impugnato come vogliamo, è strepitoso ragazzi, strepitoso. Anche all'interno di queste feritoie andiamo dentro con la nostra spazzolina e riusciamo a pulire tutto in maniera davvero davvero semplice, e ci vuole davvero poco, anche perché se lo teniamo costantemente aspirato capite che è davvero super comodo. Adesso vado a spostare lui e ne prendiamo un altro per comunque fare un altro esempio. Ecco qua, ho preso il drago di Daenerys Targaryen del Trono di Spade della Mega Block, e anche questo è un, diciamo, una costruzione molto delicata e particolare da pulire per come è costruita, perché comunque vedete che è molto complessa, però con lui è tanta tanta roba poter aspirare ogni parte in sicurezza, è davvero fantastico. Cioè guardate anche qua sopra dove c'è la cresta, possiamo farlo senza rischiare di danneggiare quello che è la nostra costruzione. È strepitoso, strepitosa anche la coda. Comunque andiamo a muovere tutta la polvere con la spazzolina e il risultato per me è fantastico. È un accessorio che sicuramente tanti di voi stavano aspettando, magari tanti di voi già lo conoscevano, io no e ne sono entusiasta. Adesso metto via il drago di Daenerys e proviamo con qualcos'altro. Ecco qua, un Mazinga, di quelli che si costruiscono a pezzi, in questo caso non ha bisogno di colla, ma sono pezzi davvero delicati, molto piccoli, che se li aspiriamo con un aspiratore normale sicuramente li andiamo a staccare e ciao ciao bambina. Mentre con lui, ragazzi, guardate che spettacolo, possiamo tranquillamente aspirare in sicurezza, e se proprio dovessimo andare ad aspirargli qualche pezzo ovviamente non sarà nessunissimo problema andare a recuperarlo. Anche la parte qua sopra della testa dove c'è la navicella, guardate che roba, entriamo con la spazzolina ed è tanta tanta roba. Quindi capite che l'utilizzo è davvero ampio, soprattutto anche per l'utilizzo sui diorami, perché sapete che ci sono questi diorami che ricreano magari situazioni di film o cose del genere dove è tutto super dettagliato, però se non vengono chiusi in una teca si impolverano, e pulire tutti quei dettagli con un aspirapolvere normale o soffiandoli con l'aria rischiamo anche di staccare i pezzi che magari sono stati attaccati appunto in quel diorama, mentre con questo accessorio secondo me diventa utilissimo anche in quella situazione. Poi un'altra possibilità che abbiamo ovviamente, se parlando sempre di Lego, è utilizzando l'accessorio che ci viene dato sempre in dotazione, che è questo, che è un accessorio che viene utilizzato soprattutto per pulire quello che sono le strade della Lego. Io attualmente ho solo
questo piccolo pezzo che ha questo pezzettino di strada, ma per farvi capire il concetto è abbastanza, cioè in un attimo puliamo le strade. Ovviamente calcolate che questa parte liscia di solito nelle strade della Lego è molto molto ampia, quindi in un attimo potremmo tranquillamente andare ad aspirare. Vedete che comunque ha forza, non è che non aspiri niente, perché guardate come tiene su il piano della Lego. E come vi dicevo prima, supponiamo di pulire qualcosa con questo accessorio, e per farvi vedere cosa succede se aspiriamo qualche pezzo mentre stiamo appunto pulendo le nostre costruzioni, vado a mettere qua un po' di pezzettini piccoli, che sono quelli che ovviamente potrebbero andare a staccarsi quando aspiriamo la nostra costruzione. Quindi supponiamo di andare ad aspirarli. Oh mamma, sto aspirando la mia bellissima costruzione, mi si sono staccati i pezzi. Nessun problema, vado ad aprire, tolgo il filtro ed ecco qua i nostri pezzi. Comunque qua dentro non troverete palate di schifo, perché comunque non è quello che utilizziamo per pulire i pavimenti o altre parti della nostra abitazione. È un accessorio super pratico appunto anche da questo punto di vista. Ma adesso parliamo di prezzo. È un prodotto che costa intorno ai 45 euro. Vi lascio qua sotto il link in descrizione per acquistarlo direttamente dall'azienda che lo vende. Con il mio coupon sconto che trovate sempre qua sotto in descrizione avrete uno sconto del 10% sull'acquisto. Questa è la versione base, quello diciamo semplice. Poi c'è una versione più accessoriata, dove abbiamo dentro anche dei filtri di ricambio, dove c'è dentro altri tipi di spazzoline incluse, perché sennò poi separatamente è possibile comprare degli altri filtri, è possibile acquistare anche gli accessori di pulizia, sempre appunto in aggiunta a quelli dati in dotazione. Quindi c'è varie possibilità se comprare la versione semplice come questa e gli accessori a parte, o comprare la versione più costosa con già all'interno degli accessori. Uno poi valuta cosa ne deve fare e cosa pensa sia giusto per il suo utilizzo. Quindi link in descrizione con anche coupon sconto dedicato del 10%. Quindi ragazzi, spero di essere stato chiaro, spero di essere riuscito a spiegarvi cos'è questo prodotto, che è pratico perché ragazzi è leggerissimo, 400 grammi, quindi è super super comodo. E so che tanti di voi non aspettavano altro che un prodotto di questo tipo, e soprattutto tanti di voi staranno dicendo: cavoli, però potrei prenderlo per pulire determinate cose. È un prodotto che diventa davvero comodo in tante tante situazioni, anche la tastiera del computer. Cioè non è per forza solo Lego, è che lui sicuramente l'idea viene per i Lego, però una volta che uno l'ha acquistato lo può utilizzare ovviamente per tante altre piccole cose, come vi ho fatto vedere, come costruzioni di questo tipo o di magari modellini di macchine, di aerei. Diventa davvero molto molto vasta la possibilità di utilizzo di questo prodotto. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia prova e la mia recensione del Clean My Bricks, un prodotto che sicuramente tutti aspettavamo, se vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler anche di lui, i spoiler erano arrivati. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Anche di lui ovviamente posterò il coupon sconto, che poi trovate anche qua sotto in descrizione. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.